Ok, la bacheca ovviamente ci dice di andare avanti con la storia, ma facciamo l'ultima delle missioni disponibili, la barca Remy, prima di andare con quella principale, che sennò ci finisce il gioco. O magari sta barca Remy vola e ci porta sull'isola, quella lì dove eravamo. A proposito di quell'isola, c'è due persone che non abbiamo mai parlato perché avevo paura che fossero troppo forti. Comunque, magari vola e ci porta là. Vuoi salire a bordo della barca? Andiamo. La barca Remi comincia a muoversi. È magica, te l'avevo detto. È qui che doveva portarci la barca? Dove siamo secondo te? Non siamo sull'isola, quello è poco ma sicuro. Siamo nel DLC, fantastico. Siamo abbastanza livellati per farlo? Non ne ho idea. Oh wow, grazie. Ci sono luci in lontananza. Che posto è questo? Il molo di Brightside. Un forziere, due forziere, lì c'è il falò. La casa della strega. Vagrants and vagabonds of the Pellegrini vagabondi audience. del pubblico, vi siete accomodati ai vostri posti? Non ci sono posti a sedere qui. Dovrebbero esserci le sedie? Vi siete accomodati in piedi lì dove siete? Bene, allora I cominciamo lo welcome you all. spettacolo. Vi porgo il benvenuto, felice e fiere Come assai. one, come Venghi, venghino all. signori, al molo di I am Brightside. Gwen. Io sono Gwen, vostra umile ospite capocomica del molo di Brightside. Avete ricevuto un invito speciale alla grande riapertura di questo parco di divertimenti unico del suo genere. O almeno questo è quello che direi se fossimo pronti per il pubblico. Sfortunatamente ho incontrato qualche difficoltà tecnica. Che succede? Le tre attrazioni principali del molo sono alimentate da tre vecchie macchine arrugginite che tengono il moto giorno e notte. Ma è successo qualcosa a queste macchine infernali e ora la loro instabilità minaccia la sicurezza dell'intero molo. È successo sotto la mia responsabilità, ma da allora sono arrivate un po' di bestiacce a stabilirsi qui, perciò non riesco a ripararle da sola. Ho mandato la barca verso la vostra isola nella speranza che qualcuno venisse ad aiutarmi a risolvere questo piccolo problemino. Ok, fino ad ora è abbastanza chiaro, ti serve il nostro aiuto. Che ne pensi? Riuscirai a dare una botta ben assestata a queste macchine infernali per rimetterle in funzione? Vediamo, certo. Fantastico, dal primo momento in cui ti ho visto mi sei sembrato all'altezza del compito. Per tutto il molo potrai trovare biglietti premio e raccoglierne abbastanza e li scambiare con il pass per farti entrare nell'attrazione. E perché non ce lo dai e basta? Ho il dovere, sia come ospite sia come clown, di rispettare le regole di questa onesta impresa. E poi così è più divertente. Metti fuori uso le tre macchine infernali al molo. Metti fuori uso, mettile in funzione. Immagino che dovremmo dare un'occhiata in giro. Quindi anche questa. Oh. Fatto. Vabbè, allora un biglietto ce l'abbiamo. Passo. E ci serve quello rosa. Ehi, ciao! Ma quindi mi stai dicendo che c'è un arcangelo anche qui? O è solamente la ferrovia senza nessun vero motivo per essere qua? Solo per darci la possibilità di tornare indietro? Biglietto premio. Ok, dobbiamo trovare la scatola elettrica noi. Eccola qua. E tu chi sei? Ci serve la chiave. Allora, vieni con me. Ok, mi apre il forziere che mi aprirà la chiave. No, biglietto premio. Ok, la chiave. La troveremo in giro, immagino. Ah, giusto, non mi fa uscire con questo, eh. Qua c'è un altro forziere. Biglietto premio. E qua sopra c'è un bottone. Perfetto. Ovvio che se fai sto DLC senza tutte le abilità è molto peggio. Però, la giostra. Ah, ok. Va bene. Mi sembra di aver visto un bottone. Fuoco rapido, grano, grazie. Faccio qualcosa, sì. Oh, un altro pezzo di isola, d'accordo. Però non vedo le creature, ma saranno dentro le strutture. Abbiamo 7 biglietti, ok. Però aspetta che ce n'è ancora una qui. Ah, anche questa è una struttura. Ma vuoi vedere che ci arrivo qua senza neanche stare qui troppo a pensarci? Aspetta. Ecco fatto. Zona cosmica. Però immagino che mi serve quello per passare, vero? Oh, aspetta, questo. Questo mi serviva, sì. Non so se ho cheatato in questo momento, ma va bene uguale. Grazie. Ora, tutti sti biglietti. Cosa posso fare per te? Scambiare biglietti premio? Ok. Quindi ci servivano i biglietti premio per avere i pass per passare. Ok. Cos'altro Hello. puoi dirmi invece? Parlami di te, Molo. Ok, va bene. Dammi questo. E dammi quello rosso. Casa stregata e zona spaziale. Quale delle due prima iniziare? Visto che la Trifinge è nota per ammazzare tutti al primo tentativo. E non so se c'è roba nuova.
Cambiamo. Solo un bottone? Beh, una casa stregata. Ok. Quindi si va nelle profondità per questa zona. Mi ricorda un po' quella di Disneyland. Anche la casa di Prezzemolo scende uguale. Ma quindi... Oh, dovremmo dare un'occhiata in giro, vero? La casa delle streghe. Come i Witch House, il mio gruppo preferito. È solo una coincidenza. Ah, ma che stupido. In realtà non è che è sceso noi. È salito il muro. Tu chi sei? Carino. Sì, il livello 58. Speriamo di non ammazzarlo. Non ammazzarla, per favore. No, l'ammazzo di sicuro. L'ammazzo di sicuro. Lo so, lo so. Anche Meredith è un po' troppo esagerata, mi sa. Ma io posso passare? In teoria sì. Nella pratica mi stavo incastrando. Non è che riappare, vero? Bello, chi sei tu? Cappuccetto. Va bene. Ed è una creatura bestia, che non ce ne sono tante in giro, eh. Potenzia e per favore Dio non ammazzarli. Brava, brava, brava. Così mi piaci. Anche loro sfruttano il berserk, eh? Quindi mi sanno ovviamente di attaccanti fisici. Io lo catturo, tu li pesti a sangue. Mi sembra sempre la solita strategia, giusto? 46. A quanto saliamo? 100%. Quella Gwen mi fa davvero venire la pelle d'oca, si capisci cosa intendo? Vuoi dire che è una cotta? Hai paura? Ah, più che altro a darmi brividi è l'idea che sia l'unica abitante di un mall abbandonato. Ah, e qui rimane sempre notte? O sempre nuvoloso? Ok, questa volta è vivo. Cerchiamo di non ucciderlo. Ovviamente per Meredith il concetto di non uccidere non esiste. Ma va bene così. Meredith, per favore, questo giro. Il Salamagus. Ah, e questa è doppia cattura. Meredith, con calma, per favore, eh. Non facciamo troppo male a sta gente. Brava, brava. Io la registro, tu la colpisci senza fare troppo male. Per favore. 50% con un nastro base, quindi ce la possiamo fare. No, il Salamagus, lo volevo. E anche questo, preso. Ok, ora che l'abbiamo preso possiamo avanzare. Ok. E qua c'è un cavo. Aspetta, sembra di aver visto. Esatto, una leva. Perfetto. Chiave? No, biglietto premio. Ok, ce ne mancano altri 4. Occhio di rubino. Leva, aprila. Altro biglietto. Ok, ce ne mancano. Aspetta. 2. Non riesco a trovare l'uscita. Se trovate questo messaggio, non venite a cercarmi. Piuttosto chiamate qualcuno. P. Beh, non è difficile fino ad ora. E da questo lato, che cosa troviamo? Una statua. Perché ho l'impressione che si muoverà? Oh! La stregovina. Mi ero dimenticato che la stregovina fosse una bestia e non un astrale. Ah, eccolo. Ci serviva l'altro occhio di rubino. Quel piatto volante. C'è un sacco di roba. Bello. Si è evoluto. Zanna rossa. Figata. Ed è più basso di livello dei suoi cuccioli questo. Se riesco lo catturo. Se riusciamo lo prendiamo, Meredith. D'altronde le cassette di bestia non le usiamo praticamamente mai. Non le usiamo mai perché non ci sono abbastanza creature di tipo bestia in giro. Io ti catturo. Lei vi mena tutti e tre. Voglia, madonna mia. Quindi, uno sganascione a uno, uno sganascione al due e uno sganascione al terzo. 100%? 100%. Catturato. Vediamo, carino. Carino, non mi dispiace. Beh, oddio, 160 attacco fisico non è che sto granché. Pensavo molto meglio. 110 di velocità, poi. Pensavo sarebbe stato molto più fisico. Ok, si va a destra o a sinistra? Aspetta, vuoi vedere che mi ha aperto anche dall'altro lato, forse? Ma è scomparso l'angelo. Quindi la vera domanda ora è, da dove vogliamo continuare? Di là o di qua? Proviamo di qua. Labirinto, eh? Ecco fatto. Chiave della biblioteca. Ah, la biblioteca, eccola dov'era, certo. E qua dietro ci sarà l'altra chiave, forse. Ah, bello come...
Cosa sei? Ma che bello sei tu! Infestomo! Cosa mi preoccupa a fare con Meredith che questa tira uno schiaffo a Gesù e lo fa andare giù? Cosa mi preoccupa a fare con Meredith, voglio dire? Non mi aspetto granché, però non sembra brutto, poi siamo in una zona nuova. Bello sta parte qui, oh! Carina! Mi piace, è particolare, è una roba che non c'è stata fino ad ora. Biglietto premio, e questo vuol dire che siamo a 4. Evitiamo il libro che tanto non è difficile da evitare, anche se ci sta inseguendo ma è caduto di sotto. Chiave della sala macchine, fantastico. Usciamo. Ah, ok, meglio, così non ci dobbiamo rifare neanche il giro. E dentro la sala macchine che cosa troveremo? Non lo so. Mi ha fatto abbastanza ridere le cose. Non lo so, ma non rimettiamo la trifinge perché ho paura di ammazzare qualunque cosa ci sia qua dentro. Porco mondo, che caldo che fa qui dentro. Diciamo che non sono vestita per l'occasione, eh. Oh. E questa la macchina che stiamo cercando? Ma è un arcangelo. Macchina infernale perla, macchia della ferocia. No, non è un arcangelo, è una macchina. Che però è una bestia. La musica è bella, mi piace. E guarda, facciamo proprio gli sgargiuli a questo giro. Zeus fai. Bello. Oh, la musica è bellissima. Andiamo di carica e poi dopo. Tracanna benzina. Bastardo? Mi ha rubato i PA. Faccia di merda. Adesso ti pesto a sangue. Batterizziamolo. Ma la musica è stupenda. Bellissima, orca troia. Te piacerebbe. Però non... A parte, allora, a livello di disegno è stupendo. Però a livello di abilità non sto vedendo nulla di particolare per ora. Mi potenzio i PA e dopo vado di andiamo col potere fusione. Raggio di Livore. Ed infine, boato sonico. Pium! È sopravvissuto. Aia. Quella mossa lì fa male. E allora ti congelo per l'inverno. Oh, ok, meno male. Per un attimo pensavo che l'autodistruzione fosse boostata in questo giro. Maledizione meccanica. Riflette all'utilizzatore tutti i danni e gli effetti stato inflitti da mosse attive e da altre mosse passive. Aspetta. Riflette all'utilizzatore tutti i danni e gli effetti di stato inflitti da mosse attivate da altre mosse passive. Cioè, quindi se l'avversario c'ha ustione, veleno e sonno, ce la pigliamo noi. Dobbiamo scappare? Davvero un ottimo lavoro, Jacob. Questa attrazione è ufficialmente di nuovo stabile. Una macchina fatta, ne restano due. Quella macchina ha appena provato a ridurci in macinato. Non la racconti, giusta bella? Sei un arcangelo? Non so cosa sia un arcangelo. So solo che è successo qualcosa di strano alle macchine qui. E ora sono così. Non voglio che qualcuno si faccia male. Ci vediamo al molo, Jacob. Non mi fido dei pagliacci. Dai, andiamoci da qui. Allora, non credo lei sia un arcangelo, ma credo sia in combutta con tutto quello che succede. Di sicuro ne sa più di quanto dice. Prendiamo anche l'ultimo dei pass. Andiamo nell'area cosmic. Cioè che mi aspettavo crollasse, onesto. Vediamo, forse ho ragione. Forse avevo ragione. Putum. Direi che l'attrazione non ha superato l'ispezione di sicurezza. Pensi che possiamo attraversarla in queste condizioni? Io l'ho attraversata anche senza, quindi... E infatti ora è aperta. Ok, c'è un bottone viola. Mi ricorda, sei diversi i locali notturni in cui sono stata. A dire il vero, quelli puzzavano molto di più. Questo non migliora certo la situazione. Bottone viola, eh? Oh, carino. Ed è a tempo. Però... Io non ho bisogno... di scale.
Comunque, guarda, non mi sorprende il fatto che tu sei là. Cosa c'è qui? Oh, roba nuova, aspetta, aspetta. C'è troppa roba già qui. C'è già troppa roba. Cosa serve? Ok. Stavo pensando che la sua descrizione diceva che come fa una roba del genere a trasformarsi in quella bestia. E se fosse proprio per lo sticker del Berserk? Se fosse per quello che si trasforma? Ah, anche questo non ce l'abbiamo. Preso. Sarai anche resistente all'elettricità, ma mi dispiace per te, non sei stato abbastanza. Ok, totalmente attaccante di mischia, ma con statistiche di difesa e velocità che fanno abbastanza pena. Ok, questa volta ci siamo. Eccoci qua. Non buttarlo di sotto. Bravo. Chiave lunare. Io non credo che dovrei fare così, però finché ho tutte le abilità il gioco non me lo impedisce. E questo ci porta da questa parte. Ma fammi indovinare, è per caso un loop lunare? No, credo sia esatto. Solamente una via andata e ritorno. E credo che questa sia la chiave lunare, vero? Esatto. Allora, aspetta. Biglietto premio, che tanto in realtà non credo ci servano neanche più ormai, arrivato a questo punto. Prendiamo la batteria e... che tanto sarà un biglietto, e non è che mi aspetto chissà quale premio. Chiave magari in realtà? No, biglietto, sai che novità. Da questo lato cosa abbiamo? Quella del sole, ok. Quindi andiamo prima nella sala della luna. Ok, questo è un continuo passaggio a destra e a sinistra, vero? Meglio cercare di non barare. Non è vero, l'abbiamo fatto lo stesso. E poi barato, che brutto termine. Ho solo sfruttato le mie abilità. Ed ecco qui la porta del sole. Prossima porta. E io ci arrivo lì. Non vorrei dire, ma arrivo tranquillamente. Qui invece. Ok, qua. In realtà mi bastava usare la palla chiodata, ma comunque. Seguiamo gli aiuti che il gioco ci fornisce. Anche se sono meno utili di tutte le abilità che abbiamo ottenuto fino ad ora. Chiave della sala macchine rossa. Aspetta. Eccolo qua, l'ultimo bottone. È che volevo evitare i due pagliaccetti qui. Grazie. Biglietto premio. Ci sarà qualcosa da scambiarli, sti biglietti premi in più, no? E di nuovo la porta si aprì. E a questo giro ci prepariamo subito. Ah, che caldo. Sono tutti uguali, però. Mi aspettavo che ognuno fosse diverso a modo loro. Macchina del nulla. Peccato che sono tutti uguali di aspetto. Cos'è che ha fatto il fra qui? Mi ha reversato la mossa, il bastardo. Ok, con questo l'abbiamo colpito. Vuoi vedere che gli attacchi cosmici me li pum, rimanda indietro? Dobbiamo constatarlo. La musica è stupenda comunque. Ok, no, forse solo all'inizio? Forse c'è una possibilità che lo fa? Non lo so, comunque meglio continuare a pestarlo a sangue. Mamma mia Meredith, che slack che tiri. Ok, sembrerebbe che era una roba solo dell'inizio. E il fatto che stia dormendo è molto più tranquillo per noi, visto che è quasi arrivato al massimo. E se ti piacerebbe. Senti fra, continua a dormire, va? Continua a fare il riposino. Che è meglio. Ok, prossimo colpo, vittoria. Tanto non va mai sonnambulismo. Non va mai sta roba di quando dormi, veramente, mi dispiace. Perfetto. La musica comunque, madonna, bellissima. Anche questo maledizione me... Ah! E però scusami, ma allora perché Sette Meraviglie non è andato? Però all'utilizzatore, il che vuol dire che potrebbe essere anche su di noi. Hai messo fuori uso una delle altre macchie diaboliche. A nome del molo di Bright Town i miei più luminosi ringraziamenti. Potresti darci qualche informazione in più? Dopotutto stiamo rischiando la pelle per te qui. Da dove vengono quelle macchine? Da dove vengono? Beh, le ho costruite io, avrebbero dovuto gestire il molo senza di me, ma le cose non sono andate esattamente secondo i piani. Una volta che saranno tutte fuori uso e in sicurezza potrò capire cosa è andato storto, sono certa che riuscirò a farle funzionare come si deve. Speriamo. Se no io prevedo un sacco di morti. Ok, ultima struttura disponibile, ma...
L'amico qui ci serve una chiave che probabilmente ci darà lei dopo. Quanto ci fai? Ah, ok. Pareti finte, ma certo, perché no? Carina sta roba tridimensionale. Ah, vabbè, ma basta che faccio pianino pianino, ci arrivo, ci arrivo. Allora, quindi devo aspettare. Ah, ma non serve neanche che mi muovo in pratica, basta che sto qui io. Però effettivamente se usi la palla chiodata ce la fai. Questa delle tre forse è quella che ti ci vuole un attimo più tecnica per riuscire a sopravvivere. Ma tutte e tre ci portano qui? Madonna, troppo. Ecco, fatto. No. Un altro nuovo. E sarà morto. Sopravvissuto. Non fare sette meraviglie, ti prego. Questa volta. Bravo. Secondo me è attaccante fisico. Sì, non di molto, ma sì. Sai, non mi servirebbe neanche questo schizzetto d'aria, ma vabbè. Ah no, aspetta, in realtà mi serve come? Per arrivare qua. Ah. Zona nascosta. Resistenza al glitter. Ok. E siamo quindi sempre qua. Ora dobbiamo andare da quest'altro lato. Oh, ma sta zona qua si sono impegnati mica male. Certo, non è sto gran difficoltà passare oltre tutte le cose, però comunque apprezzabile l'impegno. Ok, qua ho barato. No, non ho barato, dai. Qua ho usato l'ingegno, fine. E qua dobbiamo fare attenzione a non cadere con la batteria. Beccati la batteria. E dai che siamo arrivati allora. Anche qua serve la batteria, eh? Eccola qua. Altro biglietto, altri nastri. Siamo a 6 biglietti. Eccoci qua. E quindi me ne serve ancora uno. Sai che per quanto apprezzi questo gioco, apprezzo ancora di più il fatto che siano riusciti a farlo in italiano. Perché l'avrei giocato tranquillamente anche in inglese, ma almeno non devo stare lì tutto il tempo a pensare che cosa sto leggendo ogni volta, gli effetti, tutto quanto. Grazie che l'avete tradotto in italiano. Cappuccetto è arrivato al suo massimo. Proviamo a togliere tutto e lasciare solamente le cose innocenti. No, proviamo a togliere tutto e basta. Dove dobbiamo andare? Non lo so. Ma i pagliaccetti li voglio evitare a questo giro. Qui abbiamo l'uscita e qui una cesta chiusa. E qua c'è la leva, guarda, lo immaginavo. Lo immaginavo. Ecco fatto, tanto non è che mi aspetto chissà cosa dentro. Ci sarà dentro un altro biglietto da prendere. Che poi mi sa, guarda, la butto lì, che sono tutti biglietti in più, non ti serviranno a nulla. Servivano solo se non sei capace di prendere tutti i biglietti nel porto. E con questo, eccoci qua. Quindi mi immagino già che l'ultimo avversario sarà un altro di quelle macchie, ma di un altro colore, giusto? Dov'è quell'affare? Rosso. Macchina del caos. No, in realtà è rosa, che tra l'altro è glitter, il che è anche peggio. Meno male che attacchiamo per primi. Maledizione meccanica, tua madre. E allora io mi potenzio più. Bastardo. Maciulato più. Bravissima, che cretta. Però non capisco maledizione meccanica. Cioè, perché adesso non funziona? Cioè, meglio, per carità, molto meglio per noi. Però non capisco. Non capisco come funziona. Continuo a spammare se non ti dispiace. E vado di karate metallico. Sì, forse dovevo continuare con l'elettricità, ma metti che per qualche arcano motivo succede qualche minchiata. Almeno tung, 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 tre colpi e muore con un colpo. Però credo che non ci sarà difficoltà, sai? Credo non ci saranno problemi. Già al prossimo turno ci saluta. Funziona mai quella cosa? Ok, sono sopravvissuto anche a questo giro. Ma solo una però era particolare di maledizione meccanica.
Quanto ci fai che adesso scopriamo che in realtà non era stata lei a costruirle e voleva solo distruggerle perché stava proteggendo qualcosa. Niente, grazie per aver salvato il molo da Gwen. Niente, mi aspettavo che venisse a dire qualcosa, sai? Ma va, vediamo se c'ho ragione su Cappuccetto. Vediamo. Porca troia. Diventato cappa rossa. Quindi è un attaccante a distanza, ora anche abbastanza veloce, tra l'altro. Guarda, non ti dico che voglio cambiare la tattica di... della Trisfinge, ma se anche con lui riuscissimo a fare partenza programmata con determinate cose, capiamoci che potrebbe diventare un piccolo bastardo. Dunque, Gwen. Salve, Jacob. Vedo che hai messo fuori uso l'ultima macchia infernale. I miei più profondi e sinceri ringraziamenti. Qualcosa ti rattrista? L'affiatamento che c'è tra te e Meredith mi ha riportato alla mente vecchi ricordi. Anch'io avevo amici intimi una volta. Abbiamo viaggiato insieme, visto tantissime cose. Non ho costruito quelle macchine solo per il molo. Credo che volessi fabbricarmi dei nuovi amici per rimpiazzare quelli che avevo. Volevi fabbricarti degli amici? Lo so che sembra sciocco, evocare illusioni e renderle reali, creare qualcosa di nuovo nell'universo con la pura volontà. Noi non siamo proprio in grado di farlo. Però ci sono andata molto vicino, vero? Le mie macchine infernali. Una volta che il molo di Brightstone sarà aperto al pubblico, avrò molti umani da usare per il mio progetto. Morgante diceva sempre che quelli come noi non possono davvero creare nulla. Quindi è un arcangelo. Quelle sono cose che per voi umani, ma se si comincia con un umano e si continua da lì, se ne può fare tanta, tanta di strada. Che cosa? Perché quella faccia? È per qualcosa che ho detto? Conoscevi Morgante? Ma certo, non che andassimo d'accordo ovviamente. Non ha mai approvato la mia attrazione verso gli umani, né le mie aspirazioni di provare a cambiarli per renderli come noi. Quindi lei voleva rendere più potenti gli esseri umani? Non siete i primi esseri umani a navigare qui con la mia piccola barca a remi, ma siete sicuramente i miei preferiti. Quindi sei un arcangelo. Te l'ho detto, non so cosa significa quella parola. E allora chi sei? Io sono Guinevere, l'incarnazione delle illusioni, e un tempo egregore delle corte di Aleph. O solo Gwen, se preferisci. Aleph mi ha spedito in un mondo morto. In un mondo morto? Sì, posso immaginarmi Al che fa qualcosa del genere. Per lui o ti mettevi in riga o eri un nemico. Immagino che non sia cambiato nel corso dei secoli e la sua natura. Ormai i miei vecchi amici, in un modo o nell'altro, se ne sono andati tutti. Vivere mille vite in compagnia di altri solo per ritrovarsi soli? Non puoi nemmeno iniziare a immaginarti cosa significa. La sua vita sociale sarà anche al capolinea, ma non è una scusa per trasformare gli umani in arcangeli, no? Devi mettere fine a tutto questo. Oddio mio... Che faccia? Tutto ciò che faccio per l'umanità, tutto ciò che ho mai fatto è stato solo per dare ricchezza alle vostre vite. Per ere immemori ho viaggiato nel cosmo connesso portando gioia all'umanità. Ecco perché indosso questo aspetto umano. Ho ancora molto altro da donare. Se pensate di potermi fermare, accomodatevi. Oh, piano astrale, eh? Obiettivo finale, picchia Guinevere. Facciamo a botte con un altro arcangelo che non era nella lista. E che ovviamente non conta perché è un DLC. Venghino, venghino, signore e signori. Lo spettacolo va a cominciare. Ma... oh no, è esplosa. Carino. È un po' più l'aspetto di Morgante rispetto agli altri arcangeli. Capo... della comicità. Però ovviamente gli altri arcangeli sono più particolari. Siamo arrivati al pezzo forte della serata, un numero mozzafiato. 68, ok. Ci può stare, ci può stare. Anche lei, eh? Ok, siamo fottuti. Mi sono fottuto con le mie mani in un colpo solo. Bravo. Allora, curiamoci dal sonno. E se tu puoi, riavvolgimi per favore. Non so cosa c'ha in serbo per noi l'amica qui. Non mi ha neanche sprecato il turno, fantastico. E allora, meglio per noi, potenziamoci PA. Meglio, non mi ha sprecato il turno. Merda. Meredith così no però, Bestia? Sì. Posso dirlo che colorato di così non mi piace. È più particolare coi colori soliti suoi. Più carina anche. La musica bella, ma non mi fa impazzire. Ok, prossimo turno.
Non capisco, ma secondo me è solamente a inizio battaglia che funziona la maledizione meccanica, sai? Schiamazza aiuto. Oh no. Oh no. Oh porca puttana. Va bene, 7, meravigliamo tutti. E tu batterizza Guinevere e tutti gli altri anche. Madonna, bella resistente la sorella. Però Meredith adesso coi critici, grazie alla tua chiamata, si è fatta la ricarica completa. Niente status? Sì, gli status invece. Sai cosa facciamo? Se vedo che diventa un po' più astiosa, ci fondiamo. Però per adesso continuiamo a sette meravigliarla e tu caricare e poi sparare. Forse mi conviene la fusione adesso, sai? Ci conviene. Visto che lei è anche al massimo. 3-5. Andiamo di batteria, visto che abbiamo usato carica. No, non me la conta se ci fondiamo. Oh, cavolo. Sono nata dall'amore dell'umanità per la creazione. Perché non volete che contraccambi quell'amore? Perché volete che resti così sola? Si trasforma? Rete idrica. Sotto sopra. Porca troia. Non era previsto, ma comunque abbiamo resistito. Fantastico, grazie a Berserk che ce l'abbiamo fatta. Potere fusione. Meteora d'acciaio. Speravo un po' di più. Speravo un po' di più, eh. Mi sa che mi conviene separarci ora. Così solo uno dei due diventa glitter. Carichi e poi batterizzi. La musica è comunque cambiata in molto più cattiva. Cioè è molto più triste ora. Però ce la facciamo. Senza troppi giri di parole ce la famo. No, sono berserkato io, non più lei. E allora, sette meravigliamo Guinevere. E tu invece, batterizza Guinevere. Perfetto. Vedo ancora uno schifino di vita? No, perfetto, vittoria. Ok, andata. Non male, non male. Combattimento inatteso. Mi arrendo. Non ho più la forza di lottare. Non cercherò più di creare un essere egregore da un umano. Non interverrò più nella vostra specie. Avete la mia parola. Sì, è un buon inizio. In cambio chiedo solo questo. Promettete di venire a trovarmi qui al molo di Brighttown di tanto in tanto? In due? Ma certo. Ah, grazie, Geco. Tu cosa farai? Cosa farò? Ho bisogno di tempo per decidere. In fondo, di tempo ne ho in abbondanza, a differenza della tua specie. La solitudine non mi basta più. Ho ancora il molo, ovviamente. Amo questo posto più di ogni altra cosa. È stato l'ultimo dono di Aleph, che lo ha accolto da un mondo morto da tempo. Quando la corte di Aleph si è sciolta, ho deciso di isolarmi qui, abbastanza vicino alla vostra isola da potervi osservare tutti. Volevo essere più vicino alle persone, alle vere persone mortali. Io amo davvero voi umani. In qualsiasi modo, siete sempre gli stessi. Create storie, musica e arte per spaventarvi e deliziarvi a vicenda. Vuoi sapere qual è l'unica cosa che gli umani creano sempre in qualsiasi tempo, luogo e civiltà? I mostri. Comunque sia e comunque vada, l'umanità inventerà sempre i mostri. Ottimo. Alla prossima volta. Abbi cura di te, Geco. Quindi... Ciao, Geco. Piacere rivederti. Chiave del magazzino. Ce ne manca uno. Dove trovo l'ultimo biglietto? Voglio quella chiave. Ok, l'unica zona che non abbiamo visitato per bene era questa. E eccola qui, l'ultima cesta. Ecco fatto. Dammi la chiave. Quindi Gwen non è umana. C'era da aspettarselo. Mai fidarsi di nessuno che indossa un costume a tempo pieno. L'ho sempre pensata così. Quindi ora possiamo affrontare questa bestiaccia che ha un ombrello in testa. Ehi, ehi, ehi. È scappata. What? Che cos'era quella cosa? Probabilmente dovremmo seguirla. Ma porca puttana, io volevo... Ti prego, smetti di scappare. Non scappare più, per favore. La d'ombrello, livello 62. Ok, ok. Forse ce la facciamo a non ammazzarla. Ti prego, sopravvivi. Non mi morire. Pshum. Sopravvivi, ti prego. Fallo per me. Bravissimo. Oh, bella resistente, eh. Guarda, la butto già lì. Potrebbe essere, diciamo, il mostroide unico. Previsioni sbagliate.
con un sacco di difesa. Non ammazzarla, ti prego. Non farle troppo male. Ok, sì, assolutamente. Questa c'ha un sacco di difesa, si vede. Effetto farfalla. Guarda, non so. Ah, i malus li toglie, ma i bonus li tiene. Ah, questo non lo sapevo. Per quello non l'ho mai usata. Onestamente, neutralizza o nebbia. Allora, io la registro. Tu falle male. Bassa, ti prego, fai tanto male. È poco, non attaccare me, ti prego, non farlo. Previsioni sbagliate. Ok, va bene. Data, yes. Voglio vedere com'è. Non mi sembra un granché, però. Buon difensore, attaccante di distanza. Poco lento. Non è granché. Come bonus finale poteva essere meglio. Gwen, ti ringrazio. Credo che abbiamo fatto tutto da ste parti, giusto? Ci riporti indietro?